si sente chiamata. Anna Emmerich, 1774-1824, veggente tedesca, figlia di contadini poveri, a 16 anni si sente chiamata alla vita claustrale, ma deve rinunciare per l'opposizione dei familiari che preferiscono averla come aiuto nei campi. Anna coltiva la sua fede in solitudine, meditando sulla passione di Gesù Cristo. Nel 1799 inizia ad avere i dolori della corona di spine, ma senza riportarne segni visibili. Sul finire del 1812 si manifestano le stigmate, visibili e sanguinanti. Dopo inchieste lunghissime e umilianti, nel 1823 gli studiosi ammettono che il caso Emmerich sfugge alla scienza. Commento. Alla scienza non è sfuggito soltanto il caso Emmerich, ma sfuggono tutti i fenomeni che non appartengono alla mente.